Allora, abbiamo visto quindi che l'analisi buddista della personalità, abbiamo visto stamattina, continua senza mai postulare un soggetto immateriale e immutabile. Un soggetto immateriale e immutabile come un'anima, che alla fine del corpo quest'anima esca ma rimanga immutabile, appunto, e possa trasferirsi in un altro corpo. Se è vero che, come i buddisti accettano, ci sia la trasmigrazione, in questo senso, trasmigrazione intesa nel senso che da un corpo si forma un altro corpo, sono tutti questi skanda che si separano e poi si riaggregano. Quindi, questo che significa? Che alcuni elementi determinano la continuità di un individuo, perché così il suo karma può essere esperito. Però, da un certo punto è la stessa persona, perché in base al karma porta a riidentificarsi il nuovo corpo. Da un altro punto di vista è una persona esattamente diversa, perché la sua costituzione psicofisica è mutata, proprio perché non esiste un'entità perenne, un'anima perenne, che possa trasferirsi come era prima a come è dopo in maniera invariabile. Ok? Quindi questa assenza di un soggetto immutabile, non solo nell'universo, come potrebbe essere il Brahman o l'Atman o il Purusha, ma anche nella personalità dell'uomo, porta a sviluppare la dottrina dell'anatman. Atman è anima, anatma è non anima. Quindi, ora però, assenza del sé, che significa anatma, che si identifica con l'anatma, non significa che nel mondo che noi viviamo, nel mondo fenomenico, sia negata l'esistenza di individui che pensano, capite? Cioè, oppure, anche intendendolo in senso freudiano, cioè le funzioni della psiche che gestiscono i rapporti con gli altri. Quindi questo non è che è negato dal buddismo, solo che questa realtà di individui pensanti che gestiscono le proprie funzioni e in base alle funzioni delle relazioni con gli altri sono temporanei e restano in sede solamente in quello span di vita che la persona può permettersi nell'ambito di un'esistenza. Ora, di conseguenza, se andiamo avanti nel discorso, diciamo che questo individuo è privo di una fissità ontologica. Ontologicamente parlando, noi andiamo a dire qual è l'origine di questa cosa? No, questa è l'ontologia che cerca di capire l'origine delle cose. L'uomo non è una fissità ontologica, l'uomo è una realtà transitoria che si forma, vive, si decompone e finisce là. Finisce là. Quindi non è la trasmigrazione, è concepita in base al decorso del tempo, cioè il tempo dà la possibilità a questi skanda, a questi elementi di incontrarsi, di formare ovviamente, e naturalmente il corpo fisico, ma anche il corpo mentale. Abbiamo visto Vigyana, no? Tutti quegli elementi che formano il concetto di Nama, no? Abbiamo visto che un uomo può chiamarsi Nama Rupa. Rupa è la forma, Nama come nome, ma è il nome che comprende tutte le realtà psicologiche. Quindi questi skanda si separano e poi tornano a riaggregarsi, spinti da Vigyana, ma adesso lo vedremo, cioè le consapevolezze primarie. Quindi, se questa verità è così per un uomo, quindi per l'essere umano, è vero in tutte le cose della realtà, per i pensieri. I pensieri nascono, invecchiano e muoiono. Quindi non c'è un pensiero perenne, non c'è una realtà sostanzialmente perenne, ma c'è una realtà transitoria, a seconda di questi, dell'incontrarsi di questi skanda. Ora, nella dottrina buddista, anche attualmente, quando si legge del buddismo, si incappa, si incorre in un termine che viene definito shunya, che si traduce normalmente con vuoto. Però è difficile per noi concepire, diciamo, questi concetti, avere una concezione
idonea a quello che era il pensiero originario del Buddha, perché noi abbiamo un'altra visione della realtà che non è quella del buddismo. Quindi quando diciamo che Shunya è il vuoto, noi pensiamo a qualcosa all'interno di una stanza, c'è cioè il vuoto delle persone. Cioè noi consideriamo sempre che ci sia un ambiente che ci circoscriva un vuoto. Non abbiamo la concezione di un vuoto totale, capite? Quindi c'è il vuoto nella tua mente, però tu concepisci una mente che è un contenitore, all'interno della mente c'è il vuoto, quindi non è esatto tradurlo con vuoto. È stato proposto, anche se grammaticalmente non è esatto, trasparenza. Nel senso che all'interno di questo vuoto, di questa trasparenza, non ci sono ostruzioni. Quali sono le ostruzioni? Beh, sono io, siete voi le ostruzioni. Perché se noi vogliamo riempire un ambiente, diciamo che io ostruisco lui, nel senso che io mi diversifico da lui, capite? Quindi lui non può attraversarmi senza creare un'ostruzione. La diversità implica un'ostruzione reciproca. La molteplicità e la diversità implicano un'ostruzione reciproca. Se non vogliamo questa ostruzione, dobbiamo eliminare tutti i componenti di una realtà. Allora c'è la trasparenza. Capite? L'ostruzione non è solamente un muro che mi impedisce di attraversare questa parete. Il muro è un'ostruzione. L'ostruzione anche a livello psicologico, a livello emotivo, capite che voglio dire? A livello del pensiero, i pensieri ostruiscono altri pensieri, quindi è un concetto molto generale. Allora, se noi continuiamo a parlare di ostruzione traducendolo con Shunya, noi stiamo sbagliando perché il concetto di Shunya è molto molto più allargato, perché non si identifica nelle categorie dello spazio. Capite che voglio dire? Lo spazio per il buddismo è solamente una realtà immaginaria. Immaginaria. Certo, siamo proprio nel fondo della filosofia, perché parlando pragmaticamente tutte queste cose sono incomprensibili, perché noi siamo dotati di un corpo, siamo dotati di un meccanismo e quindi è una realtà che io posso percepire a livello tangibile, ma nella filosofia, nei concetti filosofici, secondo il buddismo, noi siamo solamente un aggregato temporaneo. Il problema nostro è che noi abbiamo una visione parziale della realtà. Questa visione è ampia quanto è lunga la nostra età. Capite? Quindi io in questa condizione esistenziale riesco a capire solamente il mondo che mi appartiene. Altri mondi o altre realtà non riesco a capirle perché non ne ho l'esperienza. Se voi chiedete a un bambino di 5 anni una cosa che non ha mai visto e di cui non ha avuto esperienza, questo bambino non riesce a capire. Dice di sì, ma non vi segue, non ha un confronto. La mente non ha avuto questa possibilità di consolidare certe esperienze e di immagazzinarle nel proprio ricordo. Quindi noi riusciamo a capire questi concetti del buddismo solamente teorizzando in pratica, ma per il buddismo non sono teorie, per il buddismo sono realtà esistenziali, cosa che noi non possiamo capire perché siamo immersi nel ciclo vitale al quale apparteniamo, quindi non c'è esperienza di altre dimensioni. Cioè, non, dobbiamo considerarlo vuoto non come vuoto, diciamo, come è inteso normalmente il concetto di vuoto, ve l'ho detto perché il concetto di vuoto, già lo ripeto, il concetto di vuoto è quello che esiste questa stanza e togliamo tutti, ci arriviamo noi e togliamo tutto quello che sta nella stanza, quello è il vuoto. Ma non è un vuoto secondo il concetto buddista. Quella è una stanza vuota, ma non è il vuoto in assoluto. Se noi vogliamo teorizzare il vuoto in assoluto, dobbiamo tradurlo con termini che non siano adattabili alla nostra esperienza occidentale. Per noi non esiste il vuoto come lo intendono i buddisti, per noi esiste un vuoto all'interno di un ambiente. Vuoto nei pensieri, nella mente, il vuoto in una stanza, il vuoto in una piazza, eccetera, eccetera. Ma non è il senso totale, generale, completo del vuoto. Qui è un altro vuoto, Sì, adesso ho Shunya. capito, avevo frainteso. Sì, Capito? pensavo. Shunya è la totale assenza di tutto, Sì. di tutto. Capite? Quindi se noi ci limitiamo a dire vuoto, sì, vabbè, insomma, leggiamo vuoto, ma non capiamo effettivamente qual è
il concetto reale, il nucleo fondamentale di questa visione buddista. Quindi, ovviamente, essendo la persona non consapevole che tutta la realtà è una realtà temporanea, perché se l'uomo attuale sapesse che la sua realtà, la realtà di chi gli sta intorno, la realtà dei beni che intende accumulare, la realtà delle cose che gli capitano sotto mano sono solamente dei fenomeni transitori, non si attaccherebbe a queste cose. Non si attaccherebbe a questi affetti, non si attaccherebbe al benessere, perché anche quello è una cosa transitoria. Non dobbiamo, quando facciamo questo discorso tra noi, non dobbiamo riferirci al modo di essere noi nella famiglia, nel lavoro e nella società, capite? Perché se no questo discorso non si può fare. Dobbiamo teorizzare su concetti generalizzati, ok? Quindi se io dico che non bisogna attaccarsi agli affetti, voi mi dite sì, ma mio figlio, scusa, che mi sta dicendo? Dobbiamo prescindere dall'essere genitori, dobbiamo prescindere dall'essere imprenditori, dobbiamo prescindere da tutto e allora forse riusciamo con molto sforzo forse a capire o ad intendere, ad avere un barlume che ci possa far intendere quello che il buddismo vuole dire. Quindi se l'uomo sapesse, si rendesse conto non solo teoricamente, ma anche pragmaticamente, che tutto ciò che cade sotto i suoi occhi è transitorio e non è permanente, non soffrirebbe, perché non ci sarebbe niente da cui separarsi. Allora smetterebbe il dolore, non sarebbe cioè obnubilato e offuscato da tutto quello che invece lui ritiene che sia duraturo e perenne e definitivo. Allora, siccome l'uomo invece non riesce a fare questo, il buddismo dice, subentrano i klesha che sono definiti inquinanti. Cosa sono i klesha? Sono le passioni. Le passioni che rendono ottuso il pensiero e la consapevolezza sono desiderio egoistico, avversione, offuscamento mentale, eccetera, eccetera. Vi ricordate stamattina abbiamo visto il maiale dal quale c'è la brama e l'avversione. La brama e l'avversione. Quindi il maiale è l'ignoranza. Dall'ignoranza scaturiscono la brama e l'avversione. La brama e l'avversione producono tutti questi klesha che sono appunto dei sentimenti di egoismo, di offuscamento, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che, riprendendo un po' il discorso, tutto ciò che esiste segue una logica. La logica della legge è causa-effetto, per cui ogni realtà, questi clash, questi aggruppamenti, sorge come condizionata da una realtà precedente e a sua volta condiziona quella successiva. Capite la sequenzialità temporale? C'è questo collegamento, quindi una realtà che oggi esiste non è una realtà svincolata dalle condizioni, perché è una realtà che è stata condizionata dagli eventi precedenti. Quindi ad una causa X determina un effetto Y, che a sua volta produce un'altra causa Z. Capite? Ta, ta, ta. Quindi questo vuol dire che tutto si riflette nel tutto. Questo è importante nel buddismo. Se il buddismo ha preso questa via della emancipazione dell'uomo dalla passione, la magnanimità, la benevolenza del buddismo nasce da questo concetto. Che ogni cosa si riflette in ogni cosa si riflette nel tutto. Quindi, facendo male agli altri, siccome gli altri sono il riflesso di ciò che io sono, faccio male a me stesso. Ora, gli adepti dello yoga moderno queste cose non le sanno, credono che sia una religione che dice dovete essere bravi, dovete rispettare, ma nasce da una esperienza scientifica questo, è ancora più. Diciamo ancora più pertinente, no? Perché se il mio comportamento nasce da una passione, le passioni sono volubili. Oggi mi sento in vena di amare gli altri, domani che i cazzetti mi vanno per storto, non amo più gli altri, capite? Allora, se invece io parto da questo concetto che tutte le cose che si creano modificano gli altri, cioè ogni cosa si riflette in tutte le altre cose. Quindi vuol dire che io per forza, scientificamente devo dire, devo essere rispettoso degli altri, perché gli altri sono una derivazione di me stesso.
Interpretato in questo modo, troverai una persona che non peccherà mai, perché lo sperimenta scientificamente. La religione ha creato questa difficoltà per l'uomo, non lo ha fatto più ragionare scientificamente, capite? Perché se non ci fosse stata la religione, ognuno avrebbe creato scientificamente il proprio pensiero e avrebbe detto, come una teoria scientifica, questa è, diciamo, indistruttibile, va bene? E allora perché, siccome questa teoria è indistruttibile, lo vedo scientificamente, lo tocco con mano, io mi devo comportare così. Non perché il mio credo confessionale, come sì, buono, fedele. Allora, un altro termine con il quale dovete familiarizzare è che, in base a quello che vi ho detto, c'è che un'esistenza condiziona l'altra e quell'esistenza altra condizionerà quella successiva e così via, nel ciclo interrotto temporale. Il Buddha l'ha chiamato Pratitya Samutpada. Ah, questo è lo spelling, scusa, inizio, vuoi iniziare? Dai, ve lo scrivo. Oh, grazie, ancora. Pratitya Samuppada, che si traduce nella lingua occidentale, originazione dipendente. Vabbè, chiaro, originazione dipendente, dai, che è da quello che viene prima. Pratitya Samuppada. E praticamente, che cos'è? In fin dei conti, è il ciclo del samsara. Originazione dipendente. Grazie. Cioè, in dipendenza di un sorgere di una causa X, c'è un effetto Y che produce un altro effetto Z, e se ci fossero anche altre lettere dopo la Z troveremo altre lettere. Ok? X, Y, Z vuol dire una concatenazione continua. Per cui, se io comincio dalla A produce B, B produce C, C produce D, quando arrivo alla Z, c'è una parentela tra A e la Z? C'è un'eredità, perché A ha dato un'eredità a B, B ha dato la sua eredità a C e così via. Quindi questa trasmissione è ininterrotta, il ciclo del tempo, quindi produce ininterrottamente, anche se sono episodi temporanei, però comunque la loro consecutività, ecco l'originazione dipendente, come dicono i buddhisti, Pratitya Samuppada. Allora, se c'è una relazione genitoriale, ancestrale, tra A e Z, vuol dire che Z. Adesso non guardiamolo nella cronologia, ma guardiamolo nello sviluppo orizzontale. Quindi, se io mi rifletto in te, tu ti rifletti in lei, perché siamo tutte originazioni dipendenti, ti devo per forza rispettare, tu devi rispettare me, capite? Eccolo allora l'emancipazione del buddista che rispetta tutta la vita, tutta la vita. Da questo deriva. Un'altra cosa. Per comprendere bene questo Pratitya Samuppada bisogna rivolgere attenzione alla chiave di volta di tutto questo ciclo delle esistenze, che è la cosiddetta legge del karma, al quale abbiamo accennato oggi. Il termine karma condivide con dharma una, diciamo, una popolarità che si è allargata ai paesi occidentali, no? Più karma che dharma. Il dharma comunque è un concetto che comunque chi bene o male si è imbattuto in una filosofia del genere avrà sentito parlare. Ma karma ancora di più. Se non che questa parola karma, come vi ho detto stamattina, si è trasformata ed è diventato karma. Allora, però la parola karma nella cultura vedica significava un'altra cosa. Il termine karma deriva dalla radice kri, che significa agire, azione. Quindi, nel contesto vedico, la parola karma significava azione rituale. Se noi lo interpretiamo come legge del destino, il karma, è certo che c'è un movimento, c'è un'azione, perché tu determini il tuo destino col tuo comportamento, con le tue azioni, quindi non c'è niente di incomprensibile in questo. Siamo d'accordo su tutto. Però il Buddha ha fatto una risemantizzazione della parola karma, cioè gli ha dato un'altra origine, un altro significato, che è come volizione, ancora più specifico. Vedete come il buddismo è molto più specifico in questi termini generali. Volizione, la volizione è più appropriata dell'azione, perché io posso fare anche un'azione involontaria che produrrà karma.
ma è involontaria, mi è uscita. Certo, sarà stata prodotta dalle cause precedenti, visto che c'è questo pratitya samuppada, questa originazione dipendente, quindi una causa c'è sempre, anche nelle cose che facciamo inavvertitamente, c'è sempre una causa che ci sfugge, ma c'è sempre una causa. Niente arriva a casa, secondo questa visione generale della realtà. Non è una cosa caotica, come possono pensare tanti autori, anche nel passato, ma è una cosa già preordinata, scientificamente preordinata. È ovviamente una visione che può essere presa e spezzettata in tanti frammenti, e ogni frammento è giustificato in funzione degli altri, capite? È un prisma praticamente, tante lenti o tante sfaccettature che insieme danno un colore, un fascio di luce. Se noi andiamo a modificare queste sfaccettature, ogni sfaccettatura produce un colore diverso, un prisma, no? Oppure come una palla di quelle che si mette adesso nelle discoteche, no? Questi tanti specchi che riverberano. Allora, questa risemantizzazione ha permesso al Buddha di approfondire questo concetto, quindi volizione, cetana, volizione, è che io. La volizione è qualcosa che faccio tramite la mia volontà, non a caso. Quindi se io compio un'azione casuale, posso avere delle conseguenze. Se invece faccio un'azione volitiva, le conseguenze saranno molto più forti, perché io voglio mettere in essere quel comportamento, voglio che quel comportamento dia dei risultati, dia degli effetti. Se voglio fare del male, lo faccio con volizione. Capito? Se voglio far del bene, non lo faccio a caso, magari fumandomi una sigaretta e faccio del bene perché credo nel bene, credo nel rispetto degli altri. Quindi il Buddha ha dato un nuovo significato a questa parola, un nuovo valore semantico, volizione. E lì si capisce perché la volizione possa portare alle impronte karmiche, perché generano qualcosa nel nostro karma. Questo qualcosa poi produrrà qualcos'altro, e quindi il discorso è sempre quello, torniamo sempre là. Quindi in qualche modo è stato risemantizzato, ma è stato anche eticizzato il termine cetana o karman. È stato eticizzato perché comunque è un comportamento etico, quello che io metto in atto attraverso la mia volontà. È un comportamento. O va contro l'etica o va a favore dell'etica. C'è poco da fare, tanto sia i delinquenti che fanno del male agli altri, loro lo sanno che esiste un'etica, gli vanno contro, ma lo sanno, non è che non lo sanno. Anche i più deficienti lo sanno che esiste un'etica comportamentale, quindi ognuno di noi lo sa che esiste un'etica, solo che ce ne freghiamo, però lo sai. Quindi praticamente le tue azioni sono sempre volitive, anche da parte di quelle persone che diciamo marginalmente sono fuori dalla società, ma sono sempre volitive. Quindi questo tipo di azione, buona o cattiva, non si esaurisce in se stesso, come sappiamo, ma è destinato a produrre un'impronta che è il samskara. Allora, il samskara, che è l'impronta, è dovuta al cetana, ossia alla volizione. La volizione produce il samskara, un'impronta karmica. Vi pianta dei semi che una volta trovate le giuste condizioni portano a maturazione tutti gli effetti, anche nella vita successiva. Allora, arriviamo al punto della situazione, un punto che dovete mettervi bene in testa. Si dice normalmente che noi rinasciamo per effetto del karma o dei samskara. Il samskara non è quello che ti porta effettivamente a reincarnarti. Sì, il samskara è un'impronta, ma ci vuole l'aggregato dei vijnana, la consapevolezza primaria, la consapevolezza di quello che fai. Allora, la consapevolezza di quello che fai è la conoscenza primaria, vijnana. Attraverso l'impronta ti porta a reimmetterti nel ciclo dell'esistenza. Se non c'è la consapevolezza primaria, cioè essere consapevoli di quello che facciamo, non esiste questa catena delle reincarnazioni o delle rinascite, non esiste. Perché dovrebbe esistere se non c'è consapevolezza primaria? Allora, scusami, rispetto all'induismo, in qualche modo,
diciamo, il master a bruciare il karma. E quindi, come dire, e qui c'è un atto volitivo che sì. fai in quel contesto lì, o ti piace o non ti piace, ci devi passare. Sì. In questo contesto qui potresti non ripassarci se non c'è un atto se non c'è un atto volitivo. Okay. Se non c'è un atto volitivo. Cioè, diciamo che cronologicamente parlando, il buddismo viene dopo, quindi è un pensiero più raffinato, va bene? Quindi chiaramente prende le mosse dall'induismo, ma poi va ad affinare certi concetti e li rende fruibili alla persona di questa età, di questa epoca. Cioè, noi riusciamo a capire molte più cose nel buddismo che non darle per scontate nell'induismo, dove ci si arriva delle volte un po' a fatica, capite? È vero questo? No, sì. Dico per fede, diciamo. Per fede, esatto. Quindi, sotto l'influsso di questo karma, al termine dell'esistenza, l'aggregato dei vidyana, cioè delle consapevolezze primarie, discende nuovamente in un grembo materno. Discende in un grembo materno per rinascere nella forma più adatta. E questa attenzione è molto importante per rinascere nella forma più adatta ad esperire i frutti delle azioni passate. Per rinascere nella forma più adatta, ve lo ripeto, sotto l'influsso della legge del karma, che è di trasferimento da nascita a morte, nascita eccetera eccetera, al termine di un'esistenza, questo aggregato della consapevolezza primaria, cioè dei vidyana, discende nuovamente in un grembo materno per rinascere in una forma più adatta ad esperire i frutti delle passate azioni. Io vorrei adesso chiedervi che significa tutto questo in termini poveri. Che significa tutto questo? C'è un significato, perché sennò è inutile stare a teorizzare tanto se non traiamo delle deduzioni pratiche. Per non ricadere negli stessi errori. Andiamo avanti. E va bene, sono d'accordo, va bene. Però che significa fondamentalmente che ti metti in un grembo materno che sia adatto ad esperire i frutti del tuo karma passato, che sia adatto... Che noi capiamo continuamente. No, non ci stiamo. A livello di umani, animali... Non ci stiamo ancora. Che io mi scelgo la successiva vita, sono io che me la scelgo. Questo è importante. No, ma quello che non sente. Nasciamo a caso. Perché vi ho detto stamattina che il feto nel grembo materno ricorda tutto? Perché? Quindi è quella... Quegli scanda hanno bisogno di determinate condizioni nuove, hanno bisogno di una famiglia, di determinate condizioni, hanno bisogno di una latitudine, di un tempo, capite? Quindi sono io che volontariamente mi tuffo in quell'utero, sì. Ok? Come anima, lì c'è l'incontro del seme e dell'ovulo, ma io, diciamo, come entità che trasmigra, mi tuffo lì perché a me serve quello. Se io nasco in una famiglia è perché adesso, in questo momento, mi serve quella famiglia, mi serve quell'educazione, mi serve quella cultura. È inquietante questo. Allora, questo che significa? Che ma perché ci lamentiamo? Perché ci lamentiamo della vita? Ma quanto sono sfortunato! Sono nato proprio in un contesto sbagliato. Ma quanto sono sfortunato! Ma che sfortuna! L'hai scelto tu! Secondo questa azione, tu hai scelto di essere così, perché a questo ti serve a te. Perché ti serve di sperimentare la povertà in questo momento, così capisci che è la povertà. Oppure ti serve di sperimentare la ricchezza, perché capisci... La scuola. Oppure ti serve di sperimentare l'ignoranza, l'essere un essere abbrutito, perché ti serve anche quello. Il buddismo dice, non vi lamentate, l'avete scelta voi la vostra vita. Nel momento stesso in cui vi siete tuffati nel grembo della vostra madre, quello volevate voi, ve lo siete dimenticato, non potete ricordarlo. Il feto lo sapeva, quando nascete non lo sapete più. Ma fa paura questo pensiero, nel senso, paura che magari ti trovi in una vita un po' particolare e dici, mazza, l'ho scelta proprio io. Certo, cioè. Ma scusate, noi dobbiamo condannare le aberrazioni sociali. Perché ci sono delle regole nella società, no?
Un ladro va imprigionato, un omicida va punito. Ma siamo stati anche noi omicidi, siamo stati anche noi ladri, o forse lo saremmo. Perché che funzione c'ha il ciclo delle rinascite? Di sperimentare tutte le condizioni possibili e immaginabili dell'esistenza, al fine poi di dire ho sperimentato tutto, ciao. E il buddismo, che tollera tutti, questo dice. Non potrebbe essere tollerante verso tutta l'umanità, non potrebbe essere tollerante verso i mascalzoni delinquenti, perché il buddismo è tollerante anche verso i mascalzoni delinquenti. Non ci sono delle pene nel buddismo. Il buddismo non propugna l'inferno e il paradiso, premi e castighi, non lo fa, non lo può fare in base alla sua dottrina, perché tutti lo siamo stati o tutti lo saremo temporaneamente. Però abbiamo sperimentato quella condizione di esistenza. Se noi ci mettiamo sulle spalle questo peso, come dici tu, la nostra visione del mondo cambia, ma sapessi come cambia? Cambia tanto, veramente tanto. E prima di dire tu siamo stronzo, ci pensiamo un pochino. Sì, sicuramente. Ci pensiamo un pochino. O tu sei un delinquente. Certo, una società non può accettare certe idee. Una società deve vivere e deve sostenersi attraverso le leggi, attraverso i regolamenti. Quindi questo è un discorso, non dico asociale, perché non sto dicendo che voi dovete collocarvi fuori della società, ma un discorso che non può essere immesso in una società organizzata. Cioè, se ci sente parlare l'autorità, dice: ma tu, per favore, sei già un potenziale delinquente. Capite che voglio dire?